che mette fuori. 2-1 gol di Caputo, poi al 62esimo il Bari insiste ancora una volta sul calcio piazzato. Corner dalla sinistra battuto da Bellomo con Cepitelli che sul secondo palo riesce a colpire di testa e a rimettere in mezzo la palla su cui Caputo interviene in tuffo e riporta in vantaggio i padroni di casa. Per l'occasione i giocatori del Bari rispolverano una fortunata esultanza di... destro, quasi a colpo sicuro, è bravissimo però il portiere del Bari a rispondere dall'altro lato, azione di contropiede, Junco per Caputo con il mancino, ancora una volta il pallone alle spalle di Brignoli, la rete del raddoppio, parte il trenino biancorosso guidato da Ciccio Caputo al secondo gol in questo campionato, il primo sempre al San Nicola nella giornata inaugurale di questo. Tutto però sembrava deciso, scende in campo il Bari all'87esimo, Caputo, angolo, colpo di testa. Il capitano firma il suo terzo gol, gol del 2-1 che riapre di fatto la partita. Attenzione, siamo già dall'altra parte, il pallone buono! Il pareggio di Caputo, il capitano proprio lui, improvvisamente una scintilla biancorossa. Arriva il pareggio al 54esimo di Caputo. Taglio dentro di Caputo, in area di rigore, il tocco sotto ed è il raddoppio Bari. 34 minuti, arriva anche la firma di Ciccio Caputo che brucia in velocità Guano e supera in uscita le ali piazzando il pallone nell'angolino lontano. Il fischio di La Penna, la battuta e il pallone in rete, sono tre, arriva la doppietta di Caputo dopo sei minuti della ripresa, angolata la conclusione di Ciccio Caputo, le ali ci arriva ma non può deviare il pallone. 64esimo, ci mette il sigillo Caputo contro Manfredini, spiazzato l'estremo Caputo dal dischetto, il tiro ed è il gol, doppietta ed è 2-0, il Bari chiude la partita. 2-0, due rigori e due espulsioni. Rialza la testa il Bari. Visconti per Galano. Può provare ad avanzare. 16 metri, il destro di Caputo, il pallone in rete. 34 minuti, il nono centro in campionato di Ciccio Caputo. Prova a rendere più interessante il finale di questa partita. 11 minuti al termine, Spezia 3, Bari 2. Defendi che cerca di rilanciare l'attacco, c'è in netto anticipo ma lo sbaglio di Rosso, castigato, la rete dell'1-0, incredibile l'errore di Rosso, il vantaggio di Caputo che va in doppia cifra, decimo gol per il capitano del Bari dopo 22 minuti, cambia il punteggio al Silvio Piola, Bari 1, Provercelli 0. Attenzione, Junco va a terra, si prosegue per il vantaggio. Buono il pallone, il cross dalla sinistra, pasticcio, attenzione Caputo, il Bari in vantaggio al primo affondo, la squadra ospite passa in vantaggio mettendo nei guai il Vicenza, davvero incredibile il pasticcio che Bremez e Lasco vanno a combinare, Caputo mette in rete, 1-0 per il Bari. Attenzione che il Padova perde un altro pallone, Junco. Sta arrivando Caputo, lo serve Junco, Caputo, 1-0 per il Bari, che passa in vantaggio con Caputo. Calcio di rigore per il Bari, Caputo contro Silvestri, in corsa di Caputo, 3-0 per il Bari. Pressione di Defendi, area di rigore, mette in mezzo Caputo, 14 in campionato per Ciccio Caputo, il Bari è a una sola lunghezza dal Lanciano, 2-3 al San Nicola, dopo Sciaudone arriva il sigillo. Caputo, posizione defilata, prova l'uno contro uno con Perticone, Caputo ai 16 metri con il destro, il vantaggio del Bari dopo 6 minuti, la 15esima firma in campionato di Ciccio Caputo, si sblocca il punteggio al Piola, Novara 0, Bari 1. La conclusione di Caputo, fanno 16 per lui e a 3 minuti dal 90esimo il Bari ritrova la parità, sinistro al volo per il capitano biancorosso, 1-1 al San Nicola. Vuole il 17esimo centro in questo campionato di Serie B-Win, il cross in area
attenzione, il Bari che attacca Caputo, eccolo! Eccolo il 17° centro, lo cercava e lo ottiene il capitano del Bari al 42°, Bari 2, Grosseto 1, il gol di Ciccio Caputo.